Anche qui a Feito? il comitè. Come ti Chi è a chiami? Talabani che fanno la sausicchia? Insomma, già cacciù. Lo salato, lo prosciutto. Ma pure in me fanno tante cose. Mi fanno certo bene di aumento, certo non certo. Per me si faceva l'agricoltore, chi teneva la vacca, chi teneva lo guaglione, chi teneva la cievra, sono me pure io, sono pure che domanda la masseria, domanda la vacca, la pecora, domanda la mezzania, la vandarata, il bete. Mette tu un mattino la neve, lascia la vese e sta bene. A fine l'anno tu era forse si seminava a mano, no? Posarava, se strumpunava, posarava a saponare, unghiate, che guardava ormai da ricchi. Posarava a monnare. E poi si emozionava, se ti guardava si emozionava, no? Si emozionava, si faceva la germa, un germa da per me. Si emozionava la vasiglia, poi si faceva la gerba, poi si faceva un pugnariere, poi si andava a carrare del travaglio, del vetro, e poi si andava a fare un pugno, e poi si faceva l'aereo e si pesava del vetro, e poi si montava, si chargeva un sacco, si metteva un sacco in gioco la vetro e si andava a portare a faida, a giallavo, no? Mi trovo cascione, dunque, mi trovo io cascione, e lo stia avanti, poi che lo vanno avanti da pochi. E se poi lo accettavano, e lo vanno dice che mi hanno avuto, adesso mi vado via, e pago mai ore, ora la va a chiamare un cane, dicendo Giorgio Rubia. E i giovani piace secondo voi l'agricoltura? Cioè i giovani si possono avvicinare all'agricoltura oggi? Io non parlo manco dell'agricoltura perché orrenna pa proprio. Perché l'ubbiaio ha tre attributi. Un cimi costa, il motore costa, la nafta costa di un amore. E l'agricoltura si guadagna poco. Eppure si fa la vaccia, la pecora, manca io, fino a qua, e tripurielli che gli occhi si toppa. Ho dato una quantitativa in amore. Dice, dato una 40, 50 vaccia, e dunque, beh, c'è tre nulla, ma poi pure nulla va da re.